Dai. E da un buon lunedì da noi di lei, lui l'altro, 8 aprile, ma che bello, che caldo fa, cioè no, che bello, un po' preoccupante. Stavamo parlando proprio del caldo e del fatto che con l'aumento delle temperature c'è anche un aumento della scella, però qua ciascuno gode di una situazione diversa, io tengo botta, non mi è ancora partita la scella, nonostante. Esatto, vi aggiorniamo subito grande su come caldo. Stiamo. Invece Edo è messo da panico. No, io bramo la doccia, veramente non vedo l'ora. Edo è esordito. Perché non vedo l'ora della doccia. Sono in giro dalle 8 di stamattina, ho detto vabbè, esco, metto un giacchino di pelle, facevo un caldo veramente. E credeteci, anche noi non vediamo l'ora che Edo si faccia la doccia. Esatto. Io invece, attenzione, ho il problema delle macchie, no, che si generano sulle magliette, motivo per cui da qua in poi mi vedrete sempre con mi vedrete sempre con magliette scure. Sì. Però sì, perché si vede meno vai di scuro. Sì, però esatto. Se aumenta di più la chiazza bianca, E le rovini le magliette scure, certo, così, eh? Perché uso un deodorante che te sa di presto, lo posso dire. Mi hai salvato la vita. Non nomino il brand. Ma ho potuto anche toccare con mano, ma mi hai fatto annusare un secondo prima della diretta. Ho detto senti qua, se ti dico le balle. È vero, effettivamente non puzza. Sa di rosa. Un profumo di tiglio, di pino silvestre. Di pino. Oggi salutiamo, scusami, in regia Mattia Angri, perché non c'è Spine. Ciao Mattia. Con la scella pezzata. Anche tu? E a voi posso alzare.